Amici del Senza Fretta, eccoci qui a presentare un'escursione a dir poco fantastica. Siamo in Val Mastellone, una valle laterale della Val Sese, una valle poco conosciuta per la verità, e siamo partiti da un paese o da un borgo che è veramente una chicca, una sciccheria mi verrebbe da dire. Si chiama Cervato, un paese che in questo momento ahimè subisce quello che è lo spopolamento che c'è stato nei paesi di montagna, ma sono convinto che a breve la gente tornerà, perché è di una bellezza veramente che stordisce per tanta bellezza, e soprattutto è in una posizione privilegiata, becca il sole praticamente, non dico tutto l'anno ma quasi. Da lì partiamo su bella mulattiera e in circa 35-40 minuti arriveremo a Oronegro. Oronegro è un alpeggio proprio che si affaccia su Cervato, ha bellissime viste già sulla vicina Rimella, che vedremo ancora meglio quando arriveremo alla sella di Camplasco. E lì faremo una delle nostre merende, una delle nostre mitiche merende, una delle tante, e potremo già ammirare appunto la bella Rimella, che dista veramente pochi chilometri da qui. Vedremo giri che magari facciamo appunto anche d'estate, tipo la bocchetta di Rimella. Comunque avremo ampia vista sulle montagne che ci circondano qui nella Valsesia. Ma ripartiti, una volta arrivati a Villa Banfi, che abbiamo appena superato dal punto in cui vi sto parlando, avremo la possibilità di uscire su questo bel traverso e ammirare lui, Sua Maestà il Monte Rosa. Adesso ve lo faccio vedere in tutta la sua bellezza, magari proprio facendo quattro passi, camminando verso di lui, vi faccio vedere quanta bellezza c'è qua. Ma intanto innanzitutto vi dico che quello su là è il nostro obiettivo, si chiama Pizzo Tracciora, poco più di 1900 metri, ma assolutamente per buoni camminatori, anche perché ci sono dei piccoli pezzi abbastanza ripidi, la salita in alcuni punti si fa veramente sentire, quindi escursione adatta a buoni camminatori, a camminatori abituati a camminare su sentieri di montagna. Ed eccoci qua, adesso vi faccio vedere quello che si vede fra un attimo, quattro passi ancora e guardatelo là, lui che oggi non ha neanche una nuvola. Di solito il Monte Rosa è solito portare, si dice, il cappello, nuvole o addirittura come in questi giorni di vento, bufere di vento lo avvolgono. Oggi invece è là in tutta la sua bellezza, si può scorgere proprio a occhio nudo anche il rifugio più alto d'Europa, la capanna Regina Margherita. Ma guardate quanta bellezza posto, guardate che belle anche queste abetaie. Ecco, noi siamo partiti, tanto per intenderci, da là sotto, adesso non si vede Cervato, e siamo saliti lungo questa dorsale. Al ritorno avremo la possibilità di fare un giro ad anello e passare da questi alpeggi. Insomma, che dire, una gita veramente da respirare a pieni polmoni. Se avete bisogno di altre informazioni, contattatemi, i numeri che vedete qui sotto, WhatsApp è lo strumento che preferisco per tenervi in contatto con voi. Intanto io vi aspetto qui al Pizzo Tracciora. Ciao! Thank you.